Bella, regà! Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi aggiornamento settimanale, quindi moddiamo le macchine e vi porto il metodo per moddare le macchine in due, ragazzi. Possiamo moddare tutte e due contemporaneamente. Allora, i requisiti sono sempre gli stessi. Ci serve un garage con all'interno i veicoli che vogliamo moddare e dobbiamo distruggerli, in modo che poi li possiamo chiamare con l'assicurazione. A questo punto ci serve l'abbonamento ad LS Autoraduno, ragazzi, e un amico che ci dia una mano. E dovremo poi scegliere il veicolo con cui moddare le auto. Quindi, ragazzi, senza perderci, iniziamo con il glitch. Ma prima, sigla! Se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Allora, ragazzi, a questo punto ci andiamo a richiedere il veicolo che vogliamo moddare. Io modderò la nuova Kanjo, raga. E siccome prima di portarvi il glitch ho già moddato un'altra macchina, userò come base la macchina che è già uscita oggi, che io già ho moddato. Quindi, un po' come vi pare e piace, distruggete il veicolo che volete moddare. Mi raccomando, è inutile che ne distruggete 65 tutti assieme, perché potrete salvare una macchina alla volta. Quindi ne distruggete uno, ragazzi, dopodiché che l'avete distrutto vi togliete la polizia, salvate la polizia, e a quel punto andate a prendere il veicolo da cui vogliamo prendere le modifiche. Io, siccome ce l'ho in questo garage, sto aspettando di togliermi la polizia, dopodiché, una volta che sono all'interno, prendo il veicolo che mi servirà per passare tutte le modifiche per moddare la macchina. Io userò, ragazzi, questa, che è quella nuova che è uscita stamattina, che io ho già fatto. Ditemi cosa ne pensate nei commenti. Se vi serviranno queste macchine, le volete, le passerò a Ninja, che vi lascerò magari su Telegram il nome e lui ve le passerà, ok? Mi farà da distributore, ragazzi. A questo punto possiamo andare nell'autoraduno. O ci invita un nostro amico, o, ragazzi, ci andate con la macchina, è indifferente. Quindi, una volta che siamo dentro l'autoraduno, tutti e due, ragazzi, andremo ad avviare la gara sprint. È indifferente se l'avviate voi o se l'avvia il vostro amico. Potete farlo entrambi. Quindi, raga, a questo punto non ci resta altro che aspettare che passa il tempo, i soliti 30 secondi. Quando spawneremo potete anche non farlo, io lo faccio perché secondo me funziona meglio. Cliccate Y o triangolo e fate un respawn. A questo punto vi dovete dirigere al solito punto dove c'è dell'acqua, ragazzi. Io mi trovo molto bene facendo questa mossa. Entro nel fiume, tra virgolette, chiamiamolo così, entro nel canale, ragazzi. Una volta che sono nel canale con la macchina, poi vado finché la macchina non salta di sotto. Ora vi faccio vedere. Comunque, una volta arrivato in questo punto, mi vado a chiamare l'assicurazione e vado a cercarmi la macchina che ho distrutto. A questo punto, una volta che sono con lo switch sulla macchina, non sul garage, ragazzi, sulla macchina, quindi la Kanjo, a questo punto vado avanti, mi metto nell'acqua, ragazzi, faccio questo salto e una volta che atterro, ragazzi, aspetto la schermata nera, dopodiché spammo A. Mi raccomando, aspettate la schermata nera e in quella schermata spammate A. Quando rispawnerete, e sbada bam, raga, avremo moddato il nostro veicolo. Tra l'altro, sto colore mi piace da impazzire a me, ragazzi. Mi piace veramente tanto. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salvare il veicolo. Ci sono 2/3 modi per farlo. Il più veloce è dire a un amico di andarsene a fanculo, quindi cambiare sessione, ragazzi. Ma siccome il nostro amico sta moddando insieme a noi, come potete vedere, ha moddato anche lui la macchina nuova, vogliamo salvarle entrambe. Quindi semplicemente vi dirigete dallo Santos Custom, e una volta che siete dallo Santos Custom, ragazzi, andate ad avviare l'attività, l'unica attività visibile sulla mappa. Quindi, se volete fare questo metodo, dovete attivare opzione con le mappa all'inizio del video. Se no, ragazzi, cambiate lobby, il vostro amico cambia lobby e voi salvate la macchina. Oppure, raga, finite la gara. Niente di più semplice.
Quindi vi faccio vedere, ora io velocizzo il tutto, che avviando l'attività, rega, l'unica visibile sulla mappa, quando poi entreremo nella lobby e la quitteremo, noi semplicemente rispawneremo da dove l'abbiamo startata e con il veicolo montato. Quindi adesso non ci resta che entrare dentro lo Santos Custom, ragazzi, e farci tutte le modifiche che vogliamo, e in questa maniera salveremo anche il veicolo. Quindi che dire, ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, iscrivetevi al mio canale, se giocate ad Xbox entrate nei miei gruppi Telegram, ragazzi, e niente, vi lascio con uno sbada bam e al prossimo video, buona visione.